Salve a tutti, con questo video siamo alla sesta lezione per assistenti. Vorrei trattare di come agiscono gli spiriti guida e gli angeli nella nostra vita. Devo fare una premessa. Bisogna fare una distinzione tra due realtà. La prima sono gli angeli e i demoni, la seconda sono le anime. Io di considerare che sono di due sostanze diverse, come il ferro e la gomma piuma, quindi non sono compatibili tra loro. Sia gli angeli che i demoni agiscono dall'esterno del nostro corpo. Se un angelo entrasse nel nostro corpo, noi moriremmo all'istante, in quanto il nostro corpo non può contenere l'amore di un angelo. Per un demone, invece, se dovesse possederci, trasferirebbe nel nostro pensiero tutta la crudeltà, la cattiveria, la ferocia del demone e provoca molta sofferenza sia a livello morale che fisico, con le vessazioni. Quindi angeli e demoni non possono attraversarci, ma agiscono sull'ipotalamo, in questo punto qua, che è una porta d'accesso al pensiero. È come se un angelo o un demone inserisce una chiavetta USB nel nostro cervello e ci trasferisce i dati. Quando noi sentiamo l'esigenza di fare del bene, come far attraversare una persona anziana, aiutare i nostri figli nel fare i compiti, non irritarci quando il nostro partner ci offende. Queste azioni ce le comunica il nostro angelo, che tende sempre verso Dio. Mentre se il nostro desiderio è peccaminoso, o meglio, è quello di fare il male, come una vendetta, un dispetto, fare bullismo, stalking, picchiare qualcuno, maltrattare un animale. Questi ce li comunica un demone che ci vuole trascinare nell'inferno. Bisogna quindi avere un buon antivirus che si chiama discernimento. Le anime, e intendo sia quelle purganti che quelle sante, hanno un'altra sostanza, quindi possono attraversarci senza che ci succeda niente. E le persone ipersensibili le possono intercettare e agiscono anche loro attraverso l'ipotalamo, suggerendoci dei comportamenti attraverso quello che io chiamo istinto, intuito, sesto senso. Faccio un esempio. Se noi sentiamo la paura di aprire quella porta, questa sensazione ce la trasmette il nostro spirito guida, perché lui sa che dietro quella porta c'è un pericolo. Se noi invece forziamo il suo intervento, andando contro il suo suggerimento, ci troveremo nei guai. Lo spirito guida si può acquisire in due modi, uno indotto e l'altro volontario. In genere, gli spiriti guida indotti sono i nostri parenti defunti più vicini, come un padre, un fratello, un nonno, e questi decidono loro stessi di guidarci a nostra insaputa. Dovete considerare che quando uno spirito guida si mette in comunicazione con noi, i nostri atteggiamenti cambiano, nel senso che noi prendiamo tutte le caratteristiche di quell'anima. Questa non è reincarnazione, ma è una sovrapposizione. Per spiegare questo, faccio l'esempio di una mamma che guida la mano del suo bambino a imparare a scrivere.
Questa è confusa dai buddhisti con la reincarnazione. Non può esistere la reincarnazione per il fatto che un'anima appartiene a un corpo e alla fine dei tempi lo riprenderà. Questo è il dogma della resurrezione della carne. Lo spirito guida volontario, invece, lo scegliamo noi quando ci affidiamo a un santo o a un'anima buona. Quindi è necessario la richiesta di intercessione. Faccio un esempio. Quando una persona ha una devozione verso un santo e fa un voto per ricevere la grazia, il santo diventa la sua guida, concedendogli la grazia e sciogliendogli il voto con un ex voto per grazia ricevuta. C'è una pratica interessante che fanno il gruppo Regina Pacis, cioè che ogni anno i membri del gruppo sceglie un santo protettore che li accompagneranno tutto l'anno, pescando dei bigliettini in un vaso. Quindi il santo viene scelto a caso. Poi c'è l'atto di consacrazione al santo. E la persona in quell'anno deve conoscere la vita del santo e chiedere la sua intercessione per ogni situazione che si presenta. Uno spirito guida all'anno che gli fa da guardia del corpo, come una scorta. Un'altra cosa da sapere sulle anime è che in casi rari queste possono irretirsi, cioè si appropriano del nostro reticolo cerebrale. E in questo caso dirigono il nostro corpo insieme con noi. Ci sono varie forme di irretimento, come il sonnambulismo, la licantropia, il delirio mistico, la trascendenza ipnotica, i sogni premonitori, i déjà vu e altri. Volevo raccontarvi una mia esperienza personale sul mio primo spirito guida. Dopo aver fatto l'esperienza extracorporea, con il contatto diretto con un angelo, mi resi conto che la mia vita era cambiata. L'amore di questo angelo che mi sopraffaceva lo potevo contenere solo rimanendo in forma di spirito. E sapevo bene che il mio corpo fisico non avrebbe mai potuto contenere quella quantità di amore. E ci fu un periodo della mia vita dove io ho cercato il martirio in forza di quell'amore. Così cominciai una esperienza nella comunità chiamata Città dei Ragazzi, che si trova a Cuneo, perché ero attratto dalla missione. Padre Andrea Gasparino, fondatore della comunità, si accorse che il mio obiettivo non era la missione, ma il martirio. Così impedì il mio intento. Quando uscii dalla comunità, iniziai un pellegrinaggio a piedi verso Lourdes e lo feci allo stato selvaggio. In quel viaggio ho provato la fame, il freddo, ho subito aggressioni. Ho perso la strada molte volte, ho percorso sentieri impossibili, strapiombi da cardiopalma. Sono stato fermato più volte dalla gendarmeria come presunto terrorista. Mangiavo frutti acerbi, ero diventato praticamente uno scheletro vivente, che neanche mia madre mi riconobbe. Tra me e la morte c'era una relazione. Come dice San Francesco, sorella morte. In un'altra occasione ebbi la conferma di questa mia inclinazione quando volevo donare il mio rene. Dopo il colloquio con la psicologa che doveva dare l'autorizzazione all'espianto, si accorse che la mia volontà, il mio desiderio, era scaturita dalla testimonianza di un mio amico trapiantato di rene, e la psicologa bloccò in tempo i medici chirurghi.
Di queste azioni folli ce ne sono state a dozzine nella mia vita, compresi che c'era qualcuno o qualche entità che mi proteggeva in queste mie uscite di testa e mi accorsi che era mio nonno, il mio nonno paterno. Il mio spirito guida era mio nonno. Io attualmente ho quattro spiriti guida. E ce ne sono altri che non ho ancora intercettato. Io mi fido ciecamente delle mie guide e non faccio niente che li possa far irritare. In questo sono molto obbediente. Ho notato una cosa interessante negli spiriti guida, che mi fanno andare sempre controcorrente. Questa caratteristica l'ho intuita anche con l'esperienza di Gesù, scritta nel Vangelo, che come ebreo andava controcorrente, cioè non rispettava il sabato, confutava la legge mosaica, metteva in difficoltà i dottori del tempio, i farisei, i sadducei. E io come lui quindi vado controcorrente, seguendo solo ed esclusivamente il disegno divino. Concludo questo video leggendovi un articolo di giornale che parla dell'intervento di angeli. Il 16 maggio 1986, in una scuola elementare di Cockeyville, in Wyoming, un pazzo scatenato si era chiuso dentro una scuola dove c'erano ben 156 bambini, con fucili, pistole e bombe a mano. L'uomo, un pazzo, David Young, decise di farsi esplodere con le bombe a mano. Non si poteva fare nulla. In mezzo alle macerie, subito dopo, Richard Haskell, di professione minatore, rimase sconvolto perché i 156 bambini erano tutti vivi e incolumi, neanche un ferito. I bambini raccontano poi, tutti insieme, coralmente, che avevano incontrato degli esseri di luce che davano loro disposizioni di come salvarsi, chi sotto un calorifero, chi sotto una scrivania, delle voci che davano perentorie, degli ordini di come andare a ripararsi. Questa fu la verità raccontata da 156 bambini salvati dagli angeli custodi. Con questo video è tutto, e nel prossimo video parleremo dell'ascesi mistica. E un arrivederci al prossimo video.